Adesso diamo la parola all'onorevole Arnaldo Mariotti, ex sindaco di San Salvo, che in questa veste, diciamo, può chiudere. Prego. Sì. Le fondazioni costituite sotto la regia del grande Ugo Sposetti hanno questa funzione di gestire l'eredità morale, culturale e qualche modo politico del grande partito comunista che ci ha visto i militanti, i protagonisti in molti. E quindi Abruzzo Riforme, che è la fondazione abruzzese, nel suo lavoro, che è stato prima ricordato da Misticone Stefania, che è presidente del consiglio di amministrazione, ha fatto questi lavori, e nel fare questi lavori e nel presentare oggi questo documentario su Berlinguer ci è sembrato giusto, anche dal punto di vista del sud dell'Abruzzo, San Salvo, che è l'ultimo comune dell'Abruzzo che confina col Molise, ricordare e omaggiare alla memoria un altro grande dirigente del Partito Comunista, che è Bruno Corbi, l'onorevole Bruno Corbi, che non me ne voglia Michele, ma vale pure per me quando ero deputato, l'autorevolezza, la forza, la potenza politica dei parlamentari come Bruno Corbi, ahimè, non è toccata a noi, manco a te, Ugo, nel senso che la crisi della politica, lo svilimento della politica non ha permesso a noi, io mi auguro che a voi tornerà questa forza, di svolgere le funzioni che Bruno Corbi riuscì a svolgere in quella tragica giornata. Giornata che era inserita, come è stato ricordato da Giovanni D'Amico, all'interno del piano delle lotte, del piano per il lavoro della CGIL di Vittorio, e il Partito Comunista e il Partito Socialista alimentava con le proprie sezioni quelle lotte, ed era la lotta contro la fame, come ha detto la testimonianza di un contadino, Fioravante d'Acciaro, e quindi lo sciopero alla rovescia aveva quel senso. Cioè, dopo aver liberato l'Italia dal nazifascismo, bisognava ricostruire la democrazia e contestualmente ricostruire un modello economico e che sapesse dare risposta per sfamare il più dei cittadini. Insomma, questo è il senso. E la puntualità con cui l'onorevole Bruno Corbi, che era costituente, grande dirigente, ex partigiano, ma nello stesso tempo costruttore del Partito Comunista e gestore della politica all'interno dell'istituzione democratica, è anche puntuale a trovarsi nel momento giusto per evitare che i carabinieri sparassero sulla folla, perché l'ordine del ministro Scelba era quello, insomma, di reprimere con qualsiasi mezzo chi si ostacolava il disegno del latifondismo pubblico e privato. E per cui anche i demani, che erano per definizione di proprietà collettiva, venivano considerati dai gestori come un fatto privato a cui non poteva accedere il contadino, l'affamato, nemmeno per fare un fascio di legna. Insomma. Questo è il senso. Insomma. E quella mattina, ecco perché si è riuscita a trasmettere senza grandi sforzi alle generazioni attuali, ai giovani, a me che non ho conosciuto quel periodo, e questa grande azione che fece l'onorevole Corbi quella mattina, interponendosi tra i carabinieri e il popolo che lottava per fare in modo che la lotta portasse a un risultato come fu di vittoria, e nello stesso tempo i carabinieri, di fronte all'autorità costituita, di fronte al parlamentare che rappresentava veramente la nazione in quel momento, e riuscì ad evitare che diventasse una strage, come poi successe in altri paesi.